It's paradise. Yes, I feel I could fly. My life's a beautiful dream. Now that you're mine, the sun will shine. Gelatina intero? Ma non mi dice niente, eh? Che sei un porco? Oh, sì, m'offenda, insulti, mi maltratti, oh! E perché, scusi? Eccoti, sei venuto. Ti sei fatto male? E vai dall'infermiera del terzo piano. Quella ti guarisce, ti mette il balsamo miracoloso. Buongiorno, ho portato il nonno. Il nonno? E il nonno di chi? E io che ne so. Calma donna, tutto rientra nei piani stabiliti. E vo' su, don Antonio. Spero di averla accontentata. 84 anni, sedia a rotelle, artritico, diabetico e paralitico. Minchia, completamente rincoglionito io. Le qualità ci sono. Sì, questo pure in casa ti può morire. Oh, sarebbe l'ideale, ma non mi faccio illusioni. Ma che stai combinando? Come? Le mostri la cartella, professore. Bene, signora. La cartella clinica. Foglietto che ti sei messo in tasca. Distorsione obliqua del femore. Il femore? Cos'è il femore? Del femore, sa, termini clinici. Vai avanti. Distorsione obliqua del femore. Ma è grave? No, grave no, ma qui è scritto frittura. Frattura! Ma qui c'è scritto proprio frittura del peperone, no? Frattura longitudinale del perone. Del perone. E lei che cosa ne pensa, professore? Niente di grave. Ma ora vediamo. There is no girl in the world. Giovane. Bella, eh? Di una certa classe ora ti vai a perdere i scempiaggini del genere. Ma quali scempiaggini? Quali scempiaggini? E poi lo sai? Mi esaltava l'idea di mandare dei fiori ad una donna. Ma allora, scusa, sei un cretino, volevi rompere le scatole ad una povera donna. Ma poi, ma per che cosa, scusa? Ma per che cosa? Per che cosa? Ma non si sa mai, allora, no? Allora, scusa, sei un porco, ma da qui non si scappa. O sei un porco o sei un cretino, scegli tu. Beh, tra i due preferisco essere porco. Ma non facevamo niente di male? Ecco, ma che importa se non facevate niente di male? Non dovevate farvi vedere, che diamine, che diamine. Quello che conta non è quello che si fa, ma quello che si vede. Benedetta figliola, benedetta figliola. Silvio! Io so tutto. Tutto? Ma tutto cosa? Sì, tutto, avanti, Adriana, diglielo. Cosa sai? È vero che tu mi hai fatto pedinare? Io? Sì, tu. Non cercare di negarlo, Ti basti un nome, scruto e vedo. Ma qui non c'è niente. Niente. E si capisce che non c'è niente. Non c'è cosa niente. Volevi che ci fosse? When you're near and you smile, your eyes as blue as the sky. Perdere le mutande in pubblico durante l'inaugurazione della nuova sede con tutte le autorità, il presidente, il vescovo, il direttore lì in prima fila. Ma non è stata colpa mia. Colpa mia è stata. Colpa mia è l'averti sposata, maledetta. Si è rotto l'elastico. Taci! Non dare la colpa all'elastico. Noi siamo responsabili dei nostri elastici. Permette che mi presenti? Mi chiamo Guido. Guido Scotti. Sono il figlio del direttore della banca in cui lavora suo marito. Abito nella scala A. Piacere. Mio marito è appena uscito. Non l'hai incontrato? Sì, l'ho visto, sì. Ma non volevo incontrarlo. Era nascosto qui sopra, sulla scala. Sono passato attraverso il solaio. Ed eccomi qui. Ma desidera qualcosa? Beh, adesso desidero qualcosa, su. Sono tornato oggi, dopo 9 mesi di interrotti di leva. Hai capito cosa vuole, direttore?
Vuole l'orgetta, vuole. E chi gliela devo organizzare? Io, il pregiudicato, l'uomo dello scandalo, quello che ha la moglie che perde le mutande. E la mia signora ha chiesto di poter usufruire del vostro salone, che è più grande del nostro. Certo, certo, sì. E lei ha gentilmente acconsentito. Oh, carità, ma credo. La festa si svolgerà dunque a casa sua. Sì, sì. Lei è già stato invitato? Venga pure. Scandalo. Stasera parte. Dica, dica. E il bavarese da sua madre. Per sempre? No, fino a lunedì. Ma... quella sfacciata. Chi sa suo marito? Oh, quell'idiota. Suo marito? Ah, furente. Me lo immagino, lui così serio, così intransigente. Ha visto il colore? Rosso. Con due dita di pizzo nero. Sporcaccio! Oh, dimmi il colore della tua biancheria, oh, ti dirò il colore della tua coscienza. Elastico, dice. Che coraggio! Mi portava dalla Germania gli elastici. I tedeschi facevano le V2 prima degli americani e non sanno fare gli elastici. Ma figuriamoci! E sappi che i tedeschi hanno fatto le V2 prima degli americani e che sanno fare gli elastici meglio di te e me messi insieme. Hai capito? E non creda che non sappia che i tedeschi hanno fatto le V2 prima degli americani. Ha capito? Per piacere, guarda se mi prende la sottoveste. Taci, maledetta! Non dirla neanche per scherzo! Pensa alle V2, pensa! Ah, bene, bene, bene. E com'è che si chiama la sua amica? Ah, Mimosa Pallida. In arte? Pallida? Sì. Uè, sarà mica malata. No, 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 no. It's paradise. Yes, I feel I could fly. My life's a beautiful dream. Vieni avanti, vieni avanti. Su, non essere timida. Allora, ti presento la mia casettina. Guarda, questo è il soggiorno. Di là ci sono le camere da letto. Ti piace? Sicuro che non c'è nessuno? Sì, non c'è nessuno. Deve venire nessuno, che io sappia. E se anche fosse... Pamela! Ma che ci fai qui? Come, cosa ci faccio qui? Non è casa mia? Sì, ma avevi detto che non saresti venuta. Eh beh, ho cambiato idea, dai, prendimi i fiori e aiutami. Di piacere, Camilla Torri... Andrea Doris. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Spero di non disturbare. Lo spero anch'io. Maria Dolores del Mar Consuelo Flores Martinez. Mi chiedo perdono, però è il mio nome. Maria Dolores del Mar Consuelo Flores Martinez. Però tutto il mondo mi chiama. Questo è Aristide, è un grande regista. Ah. Ha fatto un sacco di pubblicità. Aristide Rossi, molto piacere. Piacere, piacere. Ma ecco chi era. Io mi dicevo che cosa faceva lì fermo, senza dire niente. Oh, io sono entrato con loro e poi... Simone Lara, poeta, piacere, piacere, caro. E la signorina? La signorina è l'amica di cui ti ho parlato. Si chiama Maria Dolores del Mar Consuelo Flores Martinez. Ci siamo conosciuti in America. Oh, è americana? Spagnola. Maria Dolores del Mar Consuelo Flores Martinez. Però tutto il mondo mi chiama Lola. No. E chi è Lola? Lola. Maria Dolores del Mar Consuelo Flores Martinez. Ah, sì, Lola. Comincia? Normale. Comincio io. 4. Wow, arte o scienze? Siamo messi bene. Sicuro, questo lo so. Vabbè, ti sentiamo, tu che vuoi sempre fare di testa tua. Quante volte all'anno fanno lavori trighechi? 365 volte all'anno. Scusa, come lo sai? Ma scusa, tutto il tempo in mezzo ai ghiacci, cosa vuoi che faccia? No, no, una volta all'anno. Sì. Vittorio, ecco cosa sei, un trichetto! Cosa stai leggendo? La commedia che dovrei recitare, se decido di tornare a teatro. E come si intitola? Un tranquillo weekend di follia.
I met on you, and you know that it's true. I wonder how you can make me feel so good.